E alla fine venne il giorno, buon 16 marzo a tutti quanti. Oggi ragazzi è il compleanno di Carlo Pinsoglio, quindi tanti auguri al nostro terzo portiere, anche se potrebbe non essere tutt'oro quel che luccica e tra poco capiremo anche il perché. Intanto vi dico che un piccolo dettaglio che magari a qualcuno è sfuggito, ma tanto piccolo non è, si gioca alle 18.45, quindi concentratevi su questo orario, magari uscite dall'ufficio, da lavoro alle 18, 17.30, 18.30, noi ci vediamo ovviamente per quell'orario in live su Twitch dove faremo la live reaction solita e poi qui sul canale YouTube dove faremo tutte le analisi del caso post partita, sperando di avanzare al turno successivo di Europa League, un po' come hanno fatto tutte le italiane in Champions, e questo sicuramente è un dato da prendere in considerazione. Ultima cosa, sono diciamo sbadato, per non dire rinco qualcosa, ancora una volta io non ho digerito proprio questo discorso legato al gol fuori casa che vale doppio, ovviamente non si va a esplementare in caso di vittoria per 1-0 del Friburgo, ma con qualsiasi gol di scarto, proprio perché non c'è il gol fuori casa. Un giorno riuscirò a digerirla, è ancora una novità abbastanza evidente per me. Perché prima vi dicevo che il 16 di marzo non è proprio una data magnifica? Ho trovato su Twitter, da parte di questo account che si chiama Pirlo My Life, questo ricordo. Bayern Monaco Juventus 4-2, oh che bello, ve lo ricorderete tutti, no? Quella partita in cui a Monaco di Baviera andiamo avanti con Pogba, Cuadrado, e poi ci rimontano, ci recuperano e nei supplementari ci distruggono per via di quel pallone perso sulla nostra linea mancina da parte di Evra. Quindi una Juve che viene eliminata dalla Champions proprio in questa data nel 2016, e voi direte vabbè dai, per così poco. 16 marzo 2022, Juventus 0, Villarreal 3. Non è una gran giornata per il bianconero in Europa. Non è una gran giornata. Speriamo possa fare un passo avanti e essere ricordata come la giornata di eliminazione in Champions, ma la giornata in cui si avanza invece in Europa League. Speriamo davvero. I convocati. Ieri avevamo già vista questa foto, però cerchiamo di fare un punto della situazione per quanto riguarda questi giocatori. Tra l'altro, come vi dicevo, il Friburgo in casa è una squadra diversa. C'è un video che avevo fatto alla vigilia della partita d'andata, vi invito ad andarvelo a rivedere, in cui andavamo a identificare i pericoli maggiori, ma li abbiamo visti bene o male anche nella partita di Torino, e dove appunto dicevamo che fuori casa il Friburgo va a sgretolarsi a livello difensivo e va a prendere tanti gol, in casa invece è una squadra che tende di più a mantenere la porta inviolata, quindi bisognerà essere bravi anche a leggere questa statistica. I portieri, Szczęsny, Pinsoglio e Perin, ce li abbiamo tutti. Già però quando passiamo ai difensori ci accorgiamo che la coperta è abbastanza corta. De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani. Mancano Alessandro e Bonucci, uno titolare, uno no. Bonucci in questo momento è anche abbastanza fuori forma. Detto proprio tra di noi, tanto non ci vede, non ci sente nessuno, in questo momento mi dà forse più sicurezza uno tra Gatti e Rugani, piuttosto che Bonucci, perché proprio lo vedo che in questo momento è fuori forma completamente. L'altra sera, quando Gabbiadini l'ha mezzo bruciato in velocità sul lancio lungo, ho proprio pensato, aia Leo, che fatica. Fuori per una botta, vedremo quando tornerà. Salgono le quotazioni di Gatti, anche se ieri Allegri ha detto che sta pensando a De Sciglio sulle linee dei tre difensori, magari non dal primo minuto, ma magari pure a partita in corso. Quindi teniamoci questa valutazione, però De Sciglio, Rugani e Gatti vanno a giocarsi l'ultimo ruolo per il terzetto difensivo, a seconda di chi giocherà. Poi la posizione di Danilo potrebbe subire una variazione. Bremer è abbastanza invece sicuro di giocare come regista difensivo, come terzo centrale, quello in mezzo proprio. Centrocampisti, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barnechea, Compagnon, anche se proprio centrocampista Compagnon non è, viene posizionato lì. Qua dovrebbero esserci pochi dubbi, Kostic a sinistra, Locatelli davanti alla difesa, Rabiot e Fagioli mezze ali, probabilmente Cuadrado esterno. Io ripeto, mi tengo anche la possibilità di vedere De Sciglio come titolare per tenersi Cuadrado come cambio, e invece davanti Chiesa e Di Maria. Lo ha detto lo stesso Max Allegri ieri, dall'inizio sarà difficile, sarà complicato, e quindi molto probabilmente a partita in corso
Allegri ieri diceva magari dal primo minuto Vlahovic e Kane insieme, non sono sicuro che questa possa essere una possibilità, devo dirvi la verità. Credo che giocherà una punta tra Vlahovic e Kane. Io vi dicevo Kane, anche se oggi sembrano essere il rialzo le quotazioni di Vlahovic, che comunque è scelta logica e coerente, però ieri vi spiegavo perché secondo me invece Allegri opterà per Kane. Poi ovviamente fino a un'ora prima della partita non avremo una certezza definitiva. E in appoggio a Dusan Vlahovic sembra essere il turno di Fabio Miretti, ancora una volta. Quindi dopo aver analizzato la coperta corta dei difensori, il ballottaggio dei difensori e quelle che sono le ultimissime che sembrano arrivare a Friburgo, questa dovrebbe essere la formazione. Con Szczęsny, Danilo, Bremer e Gatti, ovviamente in caso di Gatti si posizionerà sul centro-destra, con Danilo sul centro-sinistra, Kostić, Rabiot, Locatelli, Fagioli e Cuadrado, Miretti e Vlahovic. In questo modo avresti a disposizione Ken, Chiesa, Di Maria, Sulé, Iling, De Sciglio, Rugani, Compagnon, Paredes, è vero che esiste, e Barrenechea come giocatori pronti a subentrare. Il che significa che comunque dei giocatori in grado di cambiare il volto alla squadra anche davanti ci sono, alla grandissima. Io voglio fare un'ultima riflessione però su Angel Di Maria. Perché quando ieri Allegri ha detto Di Maria difficilmente dall'inizio, torniamo magari su una schermata in cui mi si vede completamente, quando ieri Allegri ha parlato di Di Maria difficilmente dall'inizio, devo dirvi la verità, ci sono rimasto male, perché è rimasto fuori in maniera precauzionale, assoluto riposo, diceva Allegri, nell'ultima partita di campionato vinta per 4-2 con la Sampdoria. Col Friburgo si era toccato un pochettino la gamba e Di Maria aveva detto è solo stanchezza. Allegri aveva rincuorato tutti nelle conferenze stampa precedenti e invece ci ritroviamo al giorno della partita con Di Maria in forte dubbio e probabilmente non partirà dall'inizio. Stiamo parlando del giocatore migliore della rosa della Juventus, il giocatore che è in grado di cambiare davvero il volto della Juve negli ultimi metri. Non a caso è il capocannoniere della Juve in questa competizione con 4 gol segnati in 4 partite disputate. Non stiamo parlando di un giocatore che lo puoi sostituire così facilmente. È il giocatore di punta di riferimento della Juve in grado di cambiare il volto alla Juve. Sono sorpreso che non sia in condizione davvero per giocare, perché significa che allora quello Friburgo non era stata solo stanchezza. È incredibile pensare che la Juventus si presenti a marzo, tutti gli anni a marzo, con magari i giocatori, la rosa dei giocatori che sembra essere recuperata nelle partite precedenti, nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, si arriva categoricamente tutti i santi anni alla partita di ritorno della competizione europea in cui la Juventus o non ha i migliori giocatori disponibili o non sono pronti o non sono al 100% o non li si vuole rischiare. Io posso accettare tutto, posso pensare che possa essere una coincidenza, ma questa è un'analisi che deve essere portata, questa è un'analisi che dentro la Juventus deve essere messa sul tavolo delle discussioni come prioritaria. Perché va bene una, va bene due, va bene tre, ma se inizia a diventare una costante anno dopo anno, significa che c'è qualcosa che va rivisto. Perché può succedere anche agli altri, come può succedere alla Juventus, ma se succede sempre è assolutamente un problema. Quindi noi ci vediamo questa sera, con la speranza comunque di passare il turno, con la speranza di non subire gol, perché a me piacerebbe non subire gol e dare veramente un'impronta di una squadra che con la Samp ha avuto una svista e poco più. Io ritorno a macinare, ritorno su questo passaggio: se facciamo una partita come quella che abbiamo fatto con la Samp l'altro giorno, non passiamo, perché in Europa non puoi concedere episodi, non puoi concedere blackout, e soprattutto in Europa lo abbiamo visto anche all'inizio, la Juventus è abituata a delle batoste. Quindi accendere il cervello, che questa è la partita più importante. Poi ci sarà quella del campionato con l'Inter, che sarà importante, ma non come questa.